Signore e signori, amici sportivi, benvenuti all'appuntamento con Il Pallone di José, la trasmissione che vi porta a vivere le emozioni dei grandi campionati che si giocano in Europa, ma anche della Champions League e della Coppa Europa. Il protagonista è lui, uno dei più grandi bomber della storia del calcio, José Altafini. Ciao José. Buonasera a tutti. Il pallone di José, lo dico adesso, ma quando ero bambino non avevo un pallone. Dovevo giocare sempre col pallone dentro ghiere, col filo dentro ghiere, perché è l'unico che aveva il pallone. Ma certo, lo so. Mi hai raccontato che giocavate anche con un pallone di stracci. Eppure... Sì, perché poi non avevamo i soldi. Però siccome il filo dentro ghiere non sapeva giocare, noi dicevamo che lui era il migliore del mondo, tirava punizione, faceva tutto lui. Ho capito. Beh, ma anch'io quando giocavo all'oratorio, avevamo chi portava il pallone e aveva di diritto di giocare, anche se era scarso. Non c'era più un pallone, Allora, abbiamo con noi una bellissima ragazza che è studentessa di legge, quindi abbiamo detto chi meglio di lei ci può portare all'interno del mondo internet con le quote, le cose. Lei è molto precisa, quindi ciao Martina. Ciao Luigi, ciao José. Ciao. Stai cominciando a imparare anche qualcosa di calcio, mi pare, no? Sì, quindi, come? Sei una tifosa anche, va bene. Allora, andiamo subito a parlare del campionato italiano. José, questa Juventus sta demolendo il campionato, sta andando in fuga, gioca delle partite strepitose. Lui c'è la squadra più regolare, la squadra che, se noi guardiamo bene, abbiamo già parlato anche di questo l'anno scorso, quando perdeva punti, la Roma perdeva punti, sta succedendo quasi la stessa cosa quest'anno. Dobbiamo dire che è la squadra più regolare, quando perde dei punti ha un momento così basso, però sta dominando perché è meritatamente. E se continua a prendere anche i giocatori bravi, se va avanti così il campionato diventa... Certo. Una cosa unica. E io devo dire che Allegri, che mi aveva entusiasmato quando era allenatore dell'Udinese, poi non mi era piaciuto per niente il Milan, dove non ha mai fatto giocare bene la squadra, invece ha dei grossi meriti con questa Juventus, perché l'ha fatta giocare bene, l'ha cambiato la difesa, sì. Ha giocato a 4 e ha delle idee quando schiera la squadra, quindi dobbiamo dirgli bravo. Io devo dire una cosa, io mi ricordo benissimo, perché ho una memoria buona, e quando la Roma vinse il campionato con l'Idol, Lidl disse: io ora, tutti quanti conoscono il mio gioco, io cambierò gioco. E Allegri ha fatto un po' più o meno la stessa cosa, perché la Juventus ha giocato per 3 anni nella stessa maniera. Lui all'inizio ha lasciato la squadra e piano piano ha cominciato a cambiare. È stata una grande intelligenza dell'allenatore. No, e poi ha capito una cosa, che non avendo la Juventus le ali, lui doveva sfruttare Pereira e Tevez, che saltano l'uomo e creano i varchi, perché Llorente poi ha dei giocatori come Pirlo, Marchisio, che adesso sarà assente, domenica che è squalificato, Vidal, Pogba, che hanno un grande tiro da fuori area, e quindi allargando le difese hai un'altra possibilità di andare in gol. Vidal, che in questo momento qui sta passando un periodo un po' difficile, perché lui è stato sostituito 2 volte e per ben 2 volte lui non era contento di queste sostituzioni. Dicono che abbia un problema al ginocchio, però. Sì, forse è un po' diplomatico, però la Juventus non ha problema, perché c'è Pereira, adesso tornerà anche Di Ciglio, ma poi c'è anche questo ragazzo giovane Coman, che ha delle buone qualità. Ho visto giocare, è un ragazzo, però quando si gioca utile bisogna sempre andare con grande attenzione, perché l'Udinese è una squadra che può battere chiunque, e poi lì vincerà sicuramente i bianconeri. Allora vediamo un po' una cosa. Per quanto riguarda Udine, la Juventus va a giocare con l'Udinese, che probabilmente di solito schiera il 3-5-2. Ma nella Juventus mancano dei giocatori importanti, ha un problema a centrocampo, perché non c'è né Vidal e né Marchisio. Che cosa può fare Allegri? Secondo me, poi sentire l'opinione di José, io giocherei con 4-3-1-2. Perché? Perché se tu giochi con 3 attaccanti, l'Udinese non può giocare con 3 difensori, deve arretrare per forza uno. Soprattutto ci sono Tevez e Pereira che saltano l'uomo, e quindi comincia a diventare un centrocampo a 4. Il centrocampo a 4 con 2 giocatori da marcare, li marchi in 3, tu puoi sempre andare a pareggiare il conto portando avanti il terzino, no? Però Luigi, penso che in questi giorni qua ha avuto un po' una grande prestazione di Pepe. Lui infatti io Pepe lo schiererei qua. Lui può schierare Pepe e Pereira, e già la sostituzione c'è sta fatta. Pogba e Pirlo, e poi il terzino. Perché Pepe sta giocando bene, molto salta bene. L'uomo, sono ma è capace partite. Anche di tornare. Sono 2 partite che gioca molto bene. Però ricordiamoci che di là c'è Stramaccioni, che è molto bravo nelle sue tattiche. E poi ha 2 giocatori come Turo e come Di Natale, che possono mettere in difficoltà. Ecco perché è importante giocare con la difesa 4.
perché questi due non stanno fermi, girano un po' per tutto il fronte dell'attacco. Quindi è una partita molto interessante. No, sarà molto bella, sicuramente. Sicuramente la Juventus giocherà una partita con molta tensione, perché non deve perdere punti, perché certo, la Roma giocherà con l'Empoli. E non dimentichiamo che l'Empoli è una bella squadra. Certo. Allora, Martina, cosa dicono le quote di questa partita? Allora, le quote prevedono per la vincita dell'Udinese 8, per il pareggio 4, mentre la vittoria della Juventus è quotata a 1,45. Quindi significa che se i tifosi dell'Udinese giocano 5 euro sull'Udinese vincono 40 euro, no? È una bella cifra. Bella cifra, sì. Però anche la Juventus a 1,45 è già una quota abbastanza alta rispetto sì, al solito. Io penso che sia 8 per l'Udinese è tanto, perché l'Udinese è una squadra pericolosa. Certo. È vero che la Juventus è favorita, però bisogna anche un po' valutare tutto. Giuseppe, adesso sai cosa facciamo? Ci colleghiamo con un ricevitore di Udine, perché io sono quello di sapere se a Udine giocano di più la Juventus o giocano di più l'Udinese, no? Tu dirai, giocano i bianconeri. Il gioco a gioco, eh. Allora, andiamo, vediamo se abbiamo in linea Loris Morassi. Eccomi qua. Oh, benvenuto, signor Loris. Allora, qui c'è il partitone domenica, nella sua ricettoria si scateneranno le scommesse. Ma la prima domanda, la curiosità che voglio farle, ma nonostante siamo a Udine, ci sono molti tifosi della Juventus che giocheranno la vittoria della Juventus? Penso di sì, perché diciamo la Juventus è la favorita. Tutti sperano in un X, però negli ultimi 3 anni l'Udinese ha fatto un punto con la Juventus. Ah, però. Quindi è un campo, è un campo difficile, campo ostico. La Juventus, l'Udinese ha fatto un punto. Ah, l'Udinese, perché... Certo. La Juventus gioca sempre con per andare a giocare a vincere, insomma. Ma lei quindi cos'è? Di che squadra attiva per l'Udinese? Sì, io sì. Ah, bene. Ma domenica che scommessa farà lei? A favore dell'Udinese oppure? Io giocherò 1X, sinceramente. Ah, quindi cerca la quota? Cerca la quota? Sì. A 8 è una buonissima quota, anche l'X è una buona quota. Senta, ma nella sua ricevitoria, quali saranno le scommesse più giocate domenica per questa partitissima? Sicuramente il 2 della Juve, l'X sarà giocato da tanti comunque, che sperano di portare via un punto. Senta, scusami Giuseppe, dove si trova la sua ricevitoria a Udine? Via Morpurgo. Si trova via Morpurgo 30. Che resta vicino? In pieno centro. Pieno centro. Visto che lo sapevo, abitava via Morpurgo. Senta, lei si ricorda, o del tuo se vuole, si ricorda del co-giocatore che giocava a Juventus, Ian Rush? Sì, Ian Rush. Sa cosa ha detto lui quando è tornato in Inghilterra? Lui ha detto, io non mi sono abituato in Italia, non mi sono adattato perché sembrava di essere un paese straniero. Ah sì? Addirittura. Sì, sì. Perché io ho tutte le frasi dei giocatori, questo libro qua, no? E ogni tanto leggo per ricordare un po'. Ma ci sono anche giocatori che volevano la camera con finestra sul mare. Cioè, no, questo che è stato lasciamo bellissimo. Perdere. Allora, signor Loris, vuole dirci, suggerirci un multiplo per domenica, dai, che così noi la seguiamo. Ma io ne avevo preparato uno qui. Sì, sentiamo. Allora, io Udinese Juve avrei messo un X2. X2, sì. X2. Poi? Poi Cesena Lazio 2 fisso. Sì. Torino Sampdoria gol. Gol. Palermo Verona gol. Sì. E poi il 2 del Napoli. Ecco, diciamo a chi non è pratico di gioco che gol vuol dire che se si vince se ci sono dei gol, altrimenti si perde. Devono segnare tutte e due le squadre. Tutte e due le squadre devono segnare, se no si perde. Esatto. Se uno vince 1-0, 2-0, è interessante questa cosa. Molto qua bene, molto interessante. Bene, signor Loris, la ringrazio del suo intervento, molto interessante, e un grosso in bocca al lupo per il lavoro di domenica, ma anche per la sua Udinese, anche se sarà molto dura contro la Juve. Grazie. Allora, adesso noi abbiamo sentito il ricevitore di Udine, direi andiamo a sentire un ricevitore a Torino. A Torino? A Torino vediamo cosa dicono perché di questa così partita. Così dicono se ti fa per aiutare. Allora, ci per colleghiamo Torino con la signora Pranvera Cuni. È in linea? Pronto? Non è ancora pronta? Ecco, allora intanto però, Giuseppe, volevo dirti questo. Che, questo è par condicio. Che la Juventus adesso sta facendo anche turnover, ma anche se non siamo ancora arrivati alla partita di Coppa, no? Perché la partita di Coppa avrà una squadra che sulla carta
sembra in grandissima crisi nelle ultime posizioni della classifica tedesca, però è un Borussia Dortmund guidato da un allenatore molto bravo. Finale due anni fa, l'anno scorso con il Bayern, ricordi, no? Certo, dobbiamo certo. dire che il Borussia, pur essendo in cattive condizioni, io devo ricordare una cosa, che quando il Milan vinse la Coppa di Campione nel 63, la prima Coppa che io sono stato uno dei, con i miei colleghi, il protagonista, devo dire che il Milan è in metà classifica. Ah certo, certo. La metà classifica ha vinto la Coppa. Quindi ci sono delle squadre che vedono che il campionato va male, allora... va male, puntano tutto sulla Coppa. Infatti. Allora, andiamo adesso a sentire la signora Pranvera Cuni di Torino. Benvenuta signora. Salve. Dove sta lei? Bene, siamo a Torino, in Corso Regina Margherita 440. Corso Regina Margherita, sì. Quindi è... Allora, signora, nella sua ricevitoria domenica gioca l'Udinese bianconera e la Juventus bianconera. Sì. Ovviamente giocheranno i bianconeri della Juventus. Che, quali saranno le scommesse più giocate, che lei pensa? Ma allora, mi baso anche gli altri avvenimenti. Secondo me quello che giocheranno è l'X2 parziale finale. Oltre alla vittoria della Juve, anche 2-2 parziale, sempre parziale finale. Ah, bene. Quindi c'è sicuramente grande fiducia nella Juve, però l'Udinese è una squadra ostica, ci si para anche un po' con un esatto. pareggio, no? Con un quindi è una giocata doppia, X2, e tu esatto. se la Juventus non perde, hai vinto. Perché c'è una bella situazione. Visto che io ho fatto anche un racconto, un episodio di un giocatore alla nostro amico di Udine, devo raccontare uno che è la signora, che dice Jean-Paul Sartre, un grande filosofo, dice: la partita di calcio tutti è complicata per la presenza dell'avversario. Vabbè. Signora, senta, nella sua ricevitoria quali sono le giocate che si fanno più spesso? L'1-2 oppure si tentano l'over, no gol, non gol? Sì, no, anche l'over primo tempo, l'1.5 primo tempo è molto giocata negli ultimi periodi. E quindi l'over 1.5 o l'over 2.5? Esatto, l'over 1.5 primo tempo e l'over finale, over 2.5 finale. Spieghiamo a chi non sa giocare che l'over 1.5 vuol dire che devono segnare almeno più di un gol. Ecco, io e 2.5 più di due gol. Volevo chiedere una cosa alla signora, perché io sono un patito del live, giocano molto il live? Guarda, in questo punto, nel nostro punto sì, molto. È molto live, è uno dei sport, diciamo, delle giocate più preferite dei nostri clienti. Infatti a me piace moltissimo. Per anche perché uno si diverte. Soprattutto capisce. Il tennis, adesso esco un po' dal... Soprattutto il tennis, è molto gradito dai nostri interessante, clienti. Bene, interessante. Bene. Signora, ci vuole proporre un multiplo, ha preparato un multiplino da suggerire ai nostri amici che... Assolutamente ci... sì. Ecco, sentiamo, dai. Allora, Atalanta-Cagliari... La vittoria dell'Atalanta. Sì. Genoa Fiorentina over 1.5 primo tempo. Sì. L'1 handicap della Roma. Sì. L'X2 dell'Inter. Sì. Udinese Juventus over 1.5 primo tempo. Sì. Cesena Lazio gol. Milan Parma gol. Ecco, allora uno che vince questo multiplo prende una barcata di soldi, anche giocando su 400 con 2 euro, 444 euro. Allora, si gioca 10 euro allora. Però devi indovinarle tutte, ce ne perdi una. Esatto. Signora, la ringrazio della sua simpatica partecipazione, un grosso in bocca al lupo per il lavoro di domenica e naturalmente lei grazie. Dirà forza grazie. Juve, anche se magari poi giocherà qualcuno udinese, no? Essendo di Torino. Ok, va bene. Grazie ancora, arrivederci signora. Grazie. Allora, adesso andiamo alla seconda partita che vogliamo presentarvi. Una partita che sulla carta è molto delicata, anche se si affronta il Milan con l'ultima in classifica che è il Parma. Cominciamo a vedere le quote. Martina. Allora, le quote previste sono per la vittoria del Milan 1.57, il pareggio 3.85, mentre per la vittoria del Parma 6. Ecco, volevo fare una domanda al Tafini. Il Parma praticamente è già con mezzo piede in Serie B, no? A questo punto ha giocato bene con lui. Perché? Perché gioca senza l'affanno e dice: io mi gioco tutto, tanto non ho niente da perdere, no? Però qui c'è un Quindi grosso... prevedi un Parma che attaccherà? Però qui c'è un grosso problema. Se il Parma mola le ultime partite di campionato, farà favore a quelli che devono salvarsi. Perciò io penso che a questo punto sia Donadone e il Parma, la società,
non pensano di mollare, perché sarebbe un grosso no, sbaglio. Certo. Sarebbe anche disonesto dal punto di vista scorretto. Io penso che, non so, poi dobbiamo dire questo, se il Parma ripete la partita della Juventus, il Milan non ha vita facile. Certo. Allora, abbiamo visto le quote, cambia un po' la scaletta. Possiamo sentire adesso cosa dice Inzaghi? Inzaghi stava per essere esonerato, però Berlusconi ha detto no, io Inzaghi lo tengo. E mi è venuto in mente quando Pozzo, dopo qualche campionato fa, Guidolini infilò una serie di sconfitte all'inizio, non lo cacciò e l'Udinese poi fece un campionato strepitoso, addirittura arrivò in Europa. Ma aveva una bella squadra. Secondo te ha sbagliato Berlusconi e ha fatto bene, o ha fatto bene a imitare Pozzo? Guarda Luigi, io penso che, io l'ho detto anche l'altro giorno, questo qui, questa situazione del Milan è frutto di un dilettantismo. Perché non si può prendere un allenatore a metà campionato come ha fatto con Seedorf, e non si può prendere un allenatore, oggi c'era una dichiarazione anche di Gattuso, che dice che quando uno non ha esperienza non può acquisire in una settimana o in un mese, l'esperienza si acquisisce col tempo. Non penso che Inzaghi abbia questa esperienza di poter tranquillamente, e poi c'è molta confusione nel Milan in questo momento qua. Per fare dire una frase un po' così, sono maldestro. È stato maldestro, vabbè, adesso vedremo se sarà un maldestro. Speriamo di no. Allora, vediamo innanzitutto la tattica, no? Si discute molto sulla tattica del Milan, perché il Milan è vero che non ha una grande difesa, ma ha un bel attacco, perché i giocatori sono buoni, no? Allora, si parla di un Parma che dovrebbe giocare col 4-3-3, io non ci credo, ma comunque facciamo finta che giochino col 4-3-3. Allora, secondo me il Milan dovrebbe fare un 4-4-2, perché? Perché se ha problemi di difesa, allora schierando Cerci e Menez Ali con Montolivo e De Jong in centrocampo, più Destro e Pazzini, sicuramente creerà dei grossi problemi alla difesa del Parma, perché questo salta l'uomo, i due qua, se li servi con dei cross, non come quelli che fanno i terzini che tirano a casaccio, ma con Ali che sanno fare i cross, il Parma avrà dei grossi problemi. E quindi credo che alla fine Donadoni non giocherà con tre punte e neanche tre centrocampisti, ma rinforzerà il centrocampo e finirà per giocare con una difesa a 5 e una punta sola. E quindi i terzini dovrebbero venire poi ad aiutare il centrocampo del Milan, consentendo alle ali di attaccare. E così il Milan, secondo me, può creare dei grossi problemi al Parma. Sei d'accordo, Giuseppe, che quando si hanno le ali bisogna farle giocare, bisogna far giocare le punte? Sì, ma è chiaro che oggi quello che è l'uomo più importante di una squadra è quello che salta l'uomo. Se non c'è una squadra, un uomo che salta l'uomo, fanno fatica a fare gioco e anche avere ragione dell'avversario. Penso che tutte le squadre oggi nel mondo, i giocatori più ricercati sono questi qua. No, ma poi io sono contrario, continuo a dirlo. I terzini che arrivano qua fanno il cross, ma non guardano dove tirano la palla. Allora che stiano a fare i terzini, perché quando poi vengono superati, gli altri arrivano, questi due rimangono 3 contro 2 o 4 contro 2, cosa che è successo spesso al Milan, e segnano. Allora queste robe qui un allenatore deve dirle ai suoi giocatori. Ti passo una notizia? Sì, no, adesso sentiamo cosa dice Pippo Inzaghi, perché adesso, no, poverino, lo attaccano, però sì, passare dalla primavera del Milan al Milan non è una cosa semplice. Sentiamo cosa dice, perché mi sembra uno che ha voglia di rifarsi e di dimostrare il suo valore. Andiamo avanti, adesso purtroppo non c'è più la Coppa Italia, dobbiamo tornare in Europa e vorrebbe dire far meglio dello scorso anno. Dal campionato secondo me ci abbiamo le possibilità, quando rientreranno tutti avremo la rosa al completo, riusciremo a dare continuità anche ai giocatori nelle formazioni, di recuperare il terreno perduto. Dovremo rimboccarci le maniche e ripartire. Insomma, io spero di far ritornare presto il Milan a quello che tutti i tifosi erano abituati, tanti allenatori bravi, insomma, prima prendevo, mio amico mi ha scritto di Ferguson, non perché io voglia, Ferguson è stato un maestro, però insomma ha vinto dopo 7 anni al Manchester, per cui il lavoro per tutti gli allenatori all'inizio è duro, insomma, se si vuole ricostruire qualcosa, ma io credo ciecamente che riusciremo a saltarci fuori. Bene, noi facciamo tanti auguri a Inzaghi. Dai, io quando sempre vedo le interviste che fanno gli allenatori quando perdono, i giocatori, c'è così. Dobbiamo lavorare, ma non, perché non lavorano prima? Certo. Dobbiamo lavorare molto. Insomma, il lavoro c'è sempre stato, deve cambiare qualche cosa. Certo, no? Secondo me bisogna lavorare di più sulla tecnica. Sì, perché sì, quando vediamo fare un dribbling straordinario, noi quante partite hai giocato tu, anche altri, vediamo 40-50 dribbling. Guarda, io mi ricordo non si che cura più la tecnica, si preferisce giocare sulla corsa,
Ma non è così, il calcio è fantasia, è spettacolo. Guarda, Gattuso stamattina nell'intervista alla radio dice una cosa che io ci ho sempre pensato, anzi che ho sempre vissuto. Quando tu perdi una partita la domenica, tu non vedi ora che arrivi l'altra domenica, certo, per rifarsi. Qui mi pare che questi qui sono tutti spaventati. Ecco, poi io ricordo sempre quello che mi disse un giorno Altafini. I grandi giocatori sono quelli che fanno correre la palla, non che corrono come dei cretini. Infatti, infatti. Quindi questa mania che c'è di far correre, di far correre. Questa è l'idea di Schiaffino e di Lidl. Ma certamente. Va bene, allora abbiamo visto questo. Senti, io volevo dire solo un'altra frase che dice questo qua, dice così. Ronaldo è entrato in area completamente solo che sembrava Adamo nel giorno della mamma. Giuseppe, su queste cose è fantastico. Adamo aveva la mamma. Fantastico. Senti, non abbiamo fatto una prova sul computer, no? Vogliamo provare a vedere, io e Giuseppe giochiamo la partita Udinese-Juventus, vogliamo provare a vedere quali sono le quote, come si fa e cosa giocheremmo noi. Dai, proviamo. Vai, vediamo. Io non ho soldi per spendere oggi, non ho portato soldi. Vediamo, come si fa Martina? Allora, vediamo. Ci si collega al sito www.snai.it. Una volta caricata la pagina ci troviamo di fronte alla schermata home del sito SNAI. Clicchiamo su Sport, successivamente su Calcio, che è qua, perfetto. Cerchiamo il nostro campionato, in questo caso ovviamente la Serie A. Clicchiamo sulla partita Udinese-Juventus. Quindi sei senza soldi, Giuseppe? No, ma io ho già deciso, lui mi ha prestato 5 euro, mi ha prestato 5 euro. Cosa giochi? Io gioco Vittoria-Juventus. Vittoria-Juventus con 5 euro se ne prendono? Se ne prendono 7,25. Perché è molto favorita. Facciamo che io gioco sia la vittoria della Juventus che anche un pareggio. Facciamo soprattutto il pareggio per coprire quello che ha detto Altafini. Allora clicchiamo sulla quota 4. E in questo caso, Luigi, la vincita è di 20 euro. Quindi tu hai la vittoria, io il pareggio, dividiamo, quindi no, siamo abbastanza mettiamo tranquilli. Va bene. Adesso lasciamo il campionato italiano, andiamo a fare una scorribanda nei paesi, in altri campionati molto interessanti. Allora, cominciamo dalla Spagna. Dalla Spagna, dove il campionato è sempre più vivo e lottato. Andiamo a vedere le quote di Barcellona-Villarreal. Il Barcellona sta volando, è riuscito a battere anche l'Atletico di Madrid anche nella partita di ritorno. Nella grande forma di Neymar e Messi. Ha fatto un periodo di 5-0, 6-0, 4-0. Sì, sì. E qui è dato a 1,20. E effettivamente è una quota abbastanza bassa, perché sempre il Barcellona ha quote basse. No? Dobbiamo dire che l'ultima partita perdevano in casa, e però sono riusciti a ribaltare il risultato, ma con quei giocatori lì davanti, Luigi, cosa puoi aspettare? Un trio, Messi, Neymar e Suarez. Fanno delle cose fantastiche. Fanno delle cose che sembra che tu siano messo Udini, Mago Merlino, tutti insieme. Comunque la lite di Messi con Luis Enrique ha fatto tornare Luis Enrique con i piedi per terra, perché lui è uno un po' fantasioso. E la squadra adesso è concreta e vince. Ma Luis Enrique doveva capire solo che non puoi andare in scontro con il miglior giocatore del mondo. Vediamo anche le quote di Elbar Atletico Madrid. L'Atletico Madrid è una squadra tosta, però è stato battuto, eliminato in Coppa del Re dal Barcellona, ma è sempre lì in campionato e lotta con Barcellona e Real Madrid. Ecco, l'Atletico Madrid che va a giocare con l'Eibar a 1,60 potrebbe essere anche un gioco interessante. Sì, no? Eibar posso fare il cappuccino, perché Eibar non sa neanche che sì, dove è. Sì, una squadra modesta. No, comunque no, Real Madrid sicuramente farà un boccone solo. No, questo è l'Atletico di Madrid, L'Atletico di Madrid. L'Atletico di Madrid. L'Atletico di Madrid, tra l'altro, Torres ha segnato anche in Coppa. Sta segnando, ha segnato anche di nuovo. Quindi. Sì. Benissimo, allora abbiamo visto anche la Spagna, adesso andiamo in Francia. Dicevo, in Francia si gioca una partita molto interessante, perché c'è il Lione che è ritornato grande, sta volando in testa alla classifica, ma attenzione perché gioca su un campo difficile che è quello del Monaco. Il Monaco ha avuto una stagione un po' particolare, perché non c'erano più i fondi russi per acquistare i grandi giocatori. No? Sapete che Monaco è stato allenato anche da Ranieri, no? E sembrava che fosse una stagione perduta. Invece si sta riprendendo molto, e questa partita può dare del filo da torcere alla squadra del Lione, che è la capolista. Eccola qua.
Allora, Lione però non è favorito dei bookmaker. Abbastanza regolare con la scommessa. Quindi se tu giochi il 2 a 3,5 è un bel giocare. Il pareggio sì, sì. È a 3,15 e poi la vittoria? Ma secondo la me vittoria del Monaco invece a 2,15. Sai che cosa vuol dire? Vuol dire che vogliamo fare una prova veloce sul computer? Se tu vai a Lione e Monaco, intanto noi cominciamo a parlare. Io dico che vince Lione. Il Lione può vincere a Monaco, ma può anche pareggiare, una quota a sì, 3 sì, qualcosa, sì. Può essere molto interessante. No, perché sembra che le tre voci lì sono abbastanza regolari, no? Sì. Non sono allora, proviamo a fare una prova, dai. Tu cosa giocheresti? Il pareggio, hai detto, no? Io gioco Lione. No, il Lione che vince. Lione che allora, Lione vincente, 5 euro di José, prova, cosa allora, facciamo? Allora, clicchiamo sulla quota 3,50, puntiamo 5 euro e la possibile vincita è 17,50 euro. Ecco, allora... Migliorata la posizione. Io dico invece pareggio. Allora, in questo caso clicchiamo sul pareggio, la quota prevista è 3,15, sempre giocando 5 euro, sempre la possibile sì. Vincita è di 15,75 euro. Perfetto. Allora, vi abbiamo fatto vedere le quote, vi abbiamo fatto vedere come si può giocare, eccetera. Adesso vi presentiamo un personaggio che secondo me è strepitoso, è un quotista di SNAI, espertissimo. Guardate cosa ci dice, che consigli ci dà per le partite di cui abbiamo parlato. La parola Adam. Grazie Luigi, grazie José. Lione è capolista, ma ha un grosso problema per la partita di domenica sera perché non gioca il suo bomber Lacazette per un infortunio che ha preso nella partita contro Metz la scorsa settimana. Diciamo che Lione senza Lacazette è come pizza senza la mozzarella perché Lacazette ha fatto ben 4-5% del gol di Lione in questa stagione, quindi sarà una partita molto difficile per il capolista. Ora andiamo in Spagna, dove Barcellona e Villarreal ci aspetta. Barcellona è la solita quota bassa in casa e sicuramente sarà parte di tanti multipli dei nostri competitori di questo weekend. Un altro problema per Villarreal è che ha avuto un giorno in meno di recuperare dopo le partite del Coppa del Re della settimana scorsa. Concludiamo con la partita che secondo me non dovrebbe essere una partita perché è veramente Davide contro Golia. Pensiamoci che Eibar è una città in Spagna che ha 27.000 abitanti, mentre lo stadio di Atletico Madrid, lo stadio Vicente Calderón, ha quasi esattamente il doppio, ben 50.000 posti. Ma come fanno a incontrarsi così? Questo è il bello del calcio, perché anche se il Real Madrid è molto molto più grande e anche favorito secondo le quote per vincere, aspettiamo una bella sorpresa, e per quello è il calcio che è lo sport che tutti amiamo. Ciao a tutti, vi ripasso la linea e prometto che la prossima volta metterò una cremata. Ciao a tutti e a presto. Allora, Luigi, grazie, una cosa. È troppo forte. Adam è troppo bravo, però devo dire una cosa, che è stato, io l'ho saputo stamattina, che il presidente dei bar ha dato 11 fionde a tutti i giocatori. Ah sì? Davide contro Golia. Certo, certo, certo. Allora, è il momento adesso di sentire José che risponde alle domande, alle mail che voi mandate. Andiamo con lo stacco. Sei pronto, José? Io sono pronto. C'è subito una domanda che Martina ha da un telespettatore. Sì. Che ecco, vedete, mettiamo anche come si fa a mandare la mail ad Altafini. Eccolo lì. Questo spettatore ha mandato una mail e noi gli rispondiamo. Il signor Roberto di Pavia. Sì. José ti chiede qual è il ricordo più bello con Pelé. Beh, con Pelé è stato il ricordo più bello l'inizio della nostra l'inizio nazionale. Lui aveva 17 anni, io 19, e abbiamo esordito, io una partita prima, lui contro l'Argentina a San Paolo, che era una coppa che si disputava ogni 2 anni, e una volta in Argentina e una volta in Brasile. E avevamo tutto l'attacco paulista, e io e Pelé esordiva quel momento lì. E lui fece col gol, 1-0, una palla che stoppai dentro dell'area, un cross alla sinistra. Quando stavo per tirare, la palla era già dentro, è arrivato lui come un fulmine. E poi nel secondo tempo io feci il gol del 2-0. È stata una cosa bellissima perché abbiamo contribuito tutti e due per una vittoria. Bene, tanto Pelé ha una grande stima di José, ogni tanto si vedono, parlano di calcio, eccetera. Però adesso quando noi... ci incontriamo facciamo il caffè latte insieme. Sì, sì. No? Però adesso, José, noi dobbiamo fare la puntata che abbiamo promesso la volta scorsa, un multiplo, con il ricavato che poi andrà ai bambini di Malaika. E quindi cerchiamo di azzeccare, perché sennò giochiamo e non diamo niente. Giochiamo per loro. Allora, proviamo a scegliere. Puntiamo sulle partite di cui abbiamo parlato. Allora, facciamo Udinese-Juventus, cosa mettiamo? Io metto 2. 2, allora mettiamo il 2. Poi facciamo Milan-Parma.
Milan-Parma mettiamo uno, perché se no sembra che vogliamo... Certo, quindi abbiamo due quote basse. Poi andiamo a fare Barcellona-Villarreal. Uno. E Atletico, El Bar Atletico Madrid. Due. Concludiamo con Monaco-Lione. Io ho detto che vince Lione. Due. Allora, adesso riusciamo... No, ma è troppo complicato fare questo multiplo. Sono un po' troppe. Perché devi continuamente... Allora, comunque, credo che sia un multiplo che giocando 10 euro si portano a casa un sacco di soldi. Adesso vedremo poi di informarvi la prossima volta se siamo stati bravi o sommari. Tra l'altro quindi, volevo dire che io questi bambini, quando abbiamo già giocato nel programma precedente, sono bambini bellissimi, guarda, sono veramente... È un piacere che vinciamo qualcosa per loro. Bene. Allora, non riusciamo a fare in fretta a fare questo multiplo. Abbiamo zero già. Vediamo un po', dai, vediamo se ce la facciamo. Intanto vi dico che sarà una bella settimana di calcio, in attesa poi che ritorni la Champions League, che presenterà delle partite veramente strepitose, molto interessanti. E con una Juventus che ha adesso delle chance, perché è convinta che... Dipenderà molto anche, Luigi, dei giocatori che stanno prendendo tutte le squadre, perché ha visto che la Fiorentina ha venduto Cuadrado e ha preso sto Salah, che era un futuro campione. Lo chiamano il Messi d'Egitto. Infatti. Ha fatto un affare la Fiorentina? Secondo me sì. Però l'ha fatto anche Mourinho, perché con Cuadrado... Sì, lui in Inghilterra forse giocherà ancora meglio. Certo. Allora, poi cosa dici di destro al Milan? Destro non è un giocatore che può cambiare il volto della squadra, però dare un contributo, cioè è un qualcosa in più, ma non che cambia il volto della squadra. Martina, sei riuscita? Mi manca l'ultima e ho fatto. Che l'ultima è il Monaco. Esatto. Che abbiamo detto il Lione, vediamo quanto giocando 10 euro potremmo vincere per dare ai bambini di Malaika. Allora, clicchiamo sulla vincita del Lione, sempre 10 euro. Allora, avremo una possibile vincita di 152,98 euro. Oh, però, un bel giocare, dici, eh? Un bel colpo allora, per i bambini. Vedremo la prossima settimana se siamo stati bravi pronosticatori o se invece abbiamo sbagliato. Adesso vi ringraziamo tutti per averci seguito. Ringrazio Giuseppe la sua competenza e la sua simpatia. Martina, che è sempre pronta. Delle volte quando io vado fuori scaletta, lei riesce ugualmente a seguirci. Non ti preoccupare, grazie a voi. E auguro a tutti voi un bel weekend, ricco soprattutto di bel calcio. Ci vediamo la prossima settimana.